Buongiorno e ben trovati. Visto e considerato che nelle ultime settimane mi è stato chiesto in maniera abbastanza frequente da diversi di voi delucidazioni sugli esercizi della parte online dell'esame di livello 2, ho deciso di riassumere in un video due delle maggiori domande che mi sono state fatte, quindi un chiarimento su due di questi esercizi che sono richiesti. Per chi fosse nuovo del canale e per chi magari è nuovo un po' dell'equitazione naturale, io insegno il programma Parelli. All'interno del programma Parelli, che è uno dei più famosi programmi che ci sono all'interno del comparto dell'equitazione naturale, per poter acquisire determinate abilità c'è una serie di cose che dobbiamo fare, una serie di esercizi, e per coloro che sono un pochino più appassionati, no, di fare anche degli esami, raggiungere degli obiettivi, prendere dei certificati e quant'altro, all'interno del programma Parelli sono stati studiati appunto questi percorsi di esame. Diciamo, sono fondamentalmente quattro i livelli che possiamo raggiungere attraverso appunto questi esami. Sono abbastanza difficili da fare anche per chi è già un professionista, e non sto parlando magari delle basi, quindi magari livello 1, livello 2, ci sono delle difficoltà, ma tutto sommato se uno è già un professionista del settore non ha grossi problemi a farli, mentre nel livello 3 e livello 4 no, si sputa sangue, anche se siamo dei professionisti, e ve lo garantisco perché io per 17 anni ho fatto equitazione tradizionale. Quando mi sono approcciato poi al programma Parelli ho trovato una miriade di difficoltà a fare veramente tantissime cose di quelle che vengono spiegate all'interno del programma, che poi servono anche nell'equitazione tradizionale. Cioè, io facevo già le gare ma non sapevo un tubo, anche adesso so poco, ma all'epoca facevo le gare ma non sapevo nulla. È per questo che tante volte quando mi capitano persone che dicono ma non sai chi sono io, non sai cosa ho fatto io, non sai cosa ho raggiunto io, non me ne importa nulla. Io ti do un cavallo, guardo quello che fai e mi rendo conto chi sei, non me ne frega niente se hai vinto gare o hai fatto cose. Quello è una delle tante cose che hai fatto, ma questo non significa che magari altre non le sai fare, e questo mi ci metto io in primis. Non è che perché magari uno vince le Olimpiadi è un super professionista, vuol dire che in quell'ambito ha delle competenze, magari in altri ambiti non ha nessuna competenza o ha poca competenza. Questo è un po' un problema che ho notato da quando ho iniziato anni fa, ormai da più di 12 anni, a lavorare in maniera professionale all'interno del mondo dell'equitazione, no? Perché chi mi segue sa che io vengo da nella mia precedente vita io ero un programmatore analista, quindi ero uno sviluppatore di software e avevo una mia azienda. E mi sono reso conto che, a differenza di altri ambiti dove c'è più umiltà, non tantissima, ma più umiltà, nel mondo dell'equitazione no, cioè zero umiltà. Una persona, perché è 30 anni che c'ha i cavalli, e poi dopo se vai a vedere ha avuto tre cavalli in 30 anni perché ne ha cambiato uno in 10 anni, gli sembra di essere un fenomeno. E magari lo è, ma in quelle tre cose che sa fare, in tutto il resto no. Per dire, io nella mia precedente vita ero perfettamente consapevole che potevo essere un fenomeno nello sviluppare un tipo di software in un tipo di linguaggio, ma sapevo benissimo che poteva arrivarmi anche un ragazzino uscito dalle superiori 2 anni prima e aveva studiato 10 cose, ma le aveva studiate veramente bene, e su quelle 10 cose mi dava quello che gli pareva, cioè io non ce la facevo a stargli dietro, perché su quelle 10 cose lui era più forte di me. E questo è normalmente così in tutti gli ambiti, ma guarda caso nell'equitazione no, nell'equitazione perché ho vinto una gara sono un fenomeno. No, non conta nulla perché ha vinto una gara, ma neanche se ne ha vinte 10, ma neanche se ha vinto le Olimpiadi, perché magari sei bravo in quel contesto lì. Se sei bravo a saltare, magari sei bravo a saltare, ma magari non sai condurre un cavallo, magari non sai lavorare in libertà, o magari non sai fare tante altre cose, o magari non sai guidare una carrozza, ok? Cioè, capite quello che voglio dire? Io non voglio essere polemico, però vorrei farvi passare un messaggio ben chiaro, che molte volte le persone partano
a fare delle cose da universitari, ma non hanno fatto nelle elementari, nelle medie e nelle superiori. Cioè, magari io vado in gara perché mi è capitato che il mio istruttore mi ha fatto imparare con un cavallo molto bravo, poi con quel cavallo che mi ci sono sentito bene e mi ha portato in gara, ho fatto una bella gara, magari dopo 6 mesi o dopo un anno che ho iniziato ad andare a cavallo, ecco che mi si apre un mondo, oh guarda come sono bravo, sono riuscito a fare questo in un anno, e invece culo, è fortuna. Perché ho avuto tutta una serie di cose che sono andate a posto, un po' magari anche per merito mio, ma molto per merito di altri, compreso il cavallo, e io sono riuscito a raggiungere quell'obiettivo in quel lasso di tempo. Ma questo non significa che sono bravo, significa che ho avuto culo. E è quella la grande differenza, senza considerare che mi manca tutto il resto. Quindi magari sono bravo a fare uno sliding stop di 15 metri, o a fare dei cambi di galoppo al volo splendidi, o a saltare 1,10 m, ma non so fare 1000 altre cose. Ecco perché nel programma Parelli si lavora tanto su rendere il cavaliere, lo studente, veramente bravo a tutto tondo. Nei livelli, nei primi 4 livelli, che sono quelli che noi chiamiamo le fondamenta, ma il 4° livello non è assolutamente fondamenta, il 4° livello è già performance, ok? Ma nei primi 4 livelli noi veramente andiamo a insegnare alle persone a saper fare le cose a un ottimo livello in tutti gli ambiti, da terra, da sella, in libertà, con l'imboccatura, senza imboccatura, e spieghiamo il motivo per cui si fanno queste cose. Ma torniamo a noi, perché sennò l'America si annoia. Nell'esame di livello 2, nell'online, quindi nel lavoro da terra che è previsto nell'esame di livello 2, ci sono 2 esercizi, quelli che sono contrassegnati con OL9 e OL10, che sono facilmente malinterpretabili, perché sono simili, ma nel livello 9 viene richiesto di passare sopra un ostacolo, disimpegnare e fare in modo che il cavallo ci guardi sia da un lato che dall'altro. Nel online 10, nel OL10 invece, c'è un salto, nel vero senso della parola. È un salto che basta che sia un salto di 50 cm, 60 cm, non deve essere un salto di 1 metro. Deve essere qualcosa che il cavallo salta, per cui se io ho un cavallo basso come l'America mi basta poco, ma se magari ho un cavallo che è 1,80 al garrese non posso mettere un barile di 30 cm, 40 cm perché non lo salta, ok? Quindi si deve vedere il gesto del salto. Allora, veniamo a 2 esempi che contano molto più di 1000 parole. Prendo la mia corda da 7 metri, vi ricordo che nell'esame di online livello 2 vogliamo vedere la distanza, ma non in questi 2 esercizi, cioè, nel senso, in questi 2 esercizi ci deve essere un po' di distanza fra noi e il cavallo, ma non ci deve essere la distanza solita che vogliamo vedere ad esempio nel gioco del circolo, che deve essere almeno 5,40 m, 5,5 m. Vogliamo, negli altri esercizi spesso vogliamo vedere 2 metri di corda in mano allo studente, mentre in questi esercizi non è così fondamentale, vogliamo vedere più l'esercizio in sé. Quindi cosa faccio io nell'esercizio OL9? Mando indietro il cavallo, o dal circolo, lo posso fare anche dal circolo, non ha importanza, ok? Invio il cavallo dalla parte di là, che salti o no non mi interessa, ok? E poi disimpegno il posteriore, face to me, cioè che mi guarda, ok? E lo rinvio di nuovo sull'ostacolo. E face to me. Stop. Se lo fa al trotto è meglio, non ha importanza che lo faccia al trotto, cioè per noi istruttori non si vuole, non è obbligatorio, lei è così e vuole fare tutto, non è obbligatorio che, ecco, brava, questo mi piace, che mi fai una domanda e aspetti che ti dia qualche cosa. Se non ti dico nulla, non fare nulla, è il problema dei sinistri estroversi, no? Loro ti mettono le parole in bocca, ma mi volevi, no, non ti volevo dire niente, stavo parlando con la Simona. Ok, no,
lì stai, eh? Lì, sì, brava. Quando ti guardano con le orecchie in avanti o di che ti fanno una domanda, quello è buono. Quindi si diceva, al momento che io lo mando sull'ostacolo, non ha importanza se il cavallo salta o meno. Si vuole che passi, disimpegni, ci guardi, stop, mando di nuovo sull'ostacolo, passa, disimpegna, ci guarda, stop, ok? Allora, è difficile? No, non è difficile. Se è fatto bene i compiti a casa e se facciamo, diciamo, una buona strettoia, non è un problema. Quindi, rifaccio da capo. Invio il cavallo sull'ostacolo, disimpegno, quello era il disimpegno, brava. Lo rinvio di nuovo e disimpegno di nuovo. Esatto, brava. Ok, bravissima, molto bene. Ok, questo è lo L9. Se lo fate al trotto, se lo fate andando sull'ostacolo dal trotto, non è un problema, meglio. O L10, invece si vuole un salto. Nel caso dello L10 si vuole vedere un salto, ok? Quindi non ci interessa, avete visto quello che ha fatto? Lei si è montata sulla corda e io ho fatto finta di nulla. Perché è così? Perché è una cosa che deve imparare lei, deve imparare a guardare dove mette i piedi. Se monta sulla corda è un problema suo, non è un problema mio. Non è un problema di sicurezza, ricordate, perché qualcuno dice oddio, si poteva... No, non si fanno un tubo cavalli quando fanno a questa maniera. Imparano e basta. Il problema è se io mi scaravento lì sotto a cercare di aiutarlo, che magari mi fa del male a me, ma se è una cosa che fa da solo e io lo lascio bollire nel subrodo, si dice in Toscana, ok, si fa in modo che lei impari dai suoi sbagli. Cosa succede se ci monta sul piede? Nulla, assolutamente nulla. Non cominciamo con discorsi. Ho visto dei ragionamenti a volte fatti veramente. Un po' di tempo fa ho visto una tizia che criticava Pet perché faceva fare lo smulinamento del cavallo e questa diceva non lo fate mai, si rompano le gambe cavalli. Cavalli non sono cretini e non sono fatti di vetro, ok? Quindi non cominciamo con i discorsi per ripieno. Allora, scusate se mi vedete un pochino, come si può dire, stufo oggi. Ma è così, sono stufo della gente che fa i discorsi per ripieno, che non ci capisce nulla con i cavalli e nonostante tutto vuole mettere bocca, come quelli che scrivono commenti del cavolo, no? Ma questo, ma quello, io mi ricordo dei commenti sotto il video che feci un po' di tempo fa sul nodo, no? Che facevo vedere la campanella, facevo vedere come si faceva il nodo e i commenti non erano mica riguardo al nodo, erano riguardo alla campanella. Cioè c'erano dei commenti della serie, ma se il cavallo tira quella campanella la strappa. Ma sto facendo vedere un nodo, ma cosa ci incassa la campanella? Potevo farlo vedere anche su una sedia di casa. Sto facendo vedere come si fa un nodo, poi se te lo vuoi fare a un tronco di albero di un metro di diametro, falla a un tronco di un albero di un metro di diametro, ma perché devi stare a dire ma la campanella? La campanella è una campanella dove normalmente ci si lega cavalli bravi, che sanno già stare legati, Ok, allora veniamo a noi. Quello è il salto. Ho detto a te? No, non ho detto a te. Quello è il salto. Quindi invio il cavallo come nell'invio e lo porto sul salto. Guardate bene, Mando. Ok. Disimpegno. Vado là e mando tre volte lo stick e lo string oltre la cavalla e la cavalla non deve dimostrare segni di paura. Questo sarebbe andato bene per un esame NI, nel senso, siccome lei ha avuto un attimo di esitazione, in quel caso lì non vi avrei potuto dire passato, ma vi avrei dovuto dire passato ma con riserva, cioè cosa vuol dire? Che necessita di un po' di coaching sull'esercizio. Adesso proviamo a rifarlo e vediamo se lo faccio di nuovo da questa parte perché c'è più spazio, io di là c'ho l'altro bidone. E vediamo se lei, facendolo due volte di seguito, si rende meglio conto che non succede nulla.
Ok, di nuovo. Ok, brava, brava, bravissima. Ok, questo molto meglio. Molto meglio. Brava, eh? Adesso premio anche per fargli capire che questo è quello che voglio, non questo, ma quello. Questo potete ovviare se vi succede una cosa del genere mettendo due barriere che bloccano i barili, eh? Mettiamolo un pochino più in qua. Mettiamo i barili così. Se avete due barriere le mettete in terra, una di qui e una di là, un po' a sandwich, e di conseguenza non si muovono più. Quindi di nuovo la porto di qua. Lo potete fare, allora, nell'esercizio non è richiesto di farlo da entrambe le parti, potete farlo da entrambe le parti, non è un problema. Adesso sto facendo di qua perché, come ho detto prima, di là c'ho il barile. Di nuovo, mando indietro. Ok. No, 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 no. Ok. Brava. Brava. Oh, adesso sì, adesso va bene, ok? Perché? Perché ha avuto impulso, ha saltato quasi da ferma, ma ha saltato. Beh, non è mica un problema per lei saltare questo qua. E è rimasta tranquilla quando io mi sono avvicinato e ho iniziato a fare, a mettere lo stick e lo string sopra. Tre volte lo dovete fare, ok? Quindi vi avvicinate e per tre volte fate questo sopra la groppa del cavallo. Non deve mostrare timore, eh? Allora, cosa c'è dietro questo esercizio qui, per farvi capire un attimo, no, per quale motivo si chiede di fare questa cosa? Perché qualcuno potrebbe dire: beh, allora che differenza c'è fra questo e quello di prima? La differenza c'è che qui si salta. Per saltare bisogna che il cavallo metta impulso. Nei cavalli impulso spesso e volentieri, soprattutto se non sono molto avanzati come preparazione, equivale a adrenalina. L'adrenalina nel cavallo è una cosa che noi non vogliamo. Non vogliamo perché li porta a andare verso il panico o comunque a avere dei comportamenti sanguigni, come si può dire, scattosi, non controllabili. Allora cos'è che facciamo con questo esercizio? Vogliamo vedere che il cavallo, nonostante che io gli chieda di mettere impulso, di saltare, di con obbedienza fare quello che gli ho chiesto, se io poi dopo vado subito da lui, lui rimane sereno e rilassato anche se vado diciamo, a avvolgerlo con lo stick, lo string e tutto quanto. È importante perché è un feedback che ti dà il cavallo di come è lui qui dentro. È quello che noi vogliamo vedere, ecco perché c'è questi due esercizi. Uno è il classico strettoia con disimpegno del posteriore, dove vogliamo vedere che il cavallo si fida, che se io ti dico va lì sopra, va lì sopra. Nell'altro invece vogliamo vedere questo controllo dell'adrenalina anche nella modalità metto impulso, ok? Spero che una volta per tutte si sia chiarito un po' questo aspetto, perché in tanti, e in effetti è vero, è così, se uno legge solamente il PDF può cascare in errore, perché non si capisce bene, dice perché, ma dov'è il salto, ma c'è il salto anche nel primo oppure no. Quindi spero che sia un pochino più chiaro tutto adesso. Se non fosse così, o se avete ancora dubbi su altri esercizi, sempre che sono nel PDF, vi ricordo che il PDF dell'esame lo potete scaricare tranquillamente dal mio sito internet. Andate su matteoniorsonship.com, andate in cima, nel menu c'è supporto, download, documenti, e ci sono tutti i PDF delle audizioni dei livelli. Mi raccomando, prendete i primi, quelli, diciamo, perché adesso sono cambiate le audizioni, sono cambiate l'esame. Quindi se andate a prendere i primi documenti che ci sono, c'è la versione in italiano, la versione in inglese, sia per il livello 1 che per il livello 2. Nel livello 2 è previsto anche l'esame di freestyle, ma mi raccomando, è chiaro che non è necessariamente dovete farle tutte e due nello stesso momento. Cioè, mi spiego meglio, se
lo spiegavo proprio ieri durante un distance coaching a una mia studente, se io diciamo devo venire a casa tua a fare un corso, per dire, o nella tua zona, e te ti sei preparato per fare l'esame di livello 2, è chiaro che se sei già in grado di fare tutte e due, cioè la parte di online e la parte di freestyle, si può organizzare, porti il cavallo nel centro dove sono, fai l'esame e in quel contesto lì fai tutti e due l'esame, no? È per brevità. Però normalmente non è così, normalmente ci si prepara prima su un contesto, che ne so, livello 2 online, e si fa l'esame. Poi ci si prepara sul contesto livello 2 freestyle e si fa l'esame. Però potete fare un po' come vi pare, non è obbligatorio fare in una maniera e non è obbligatorio fare in un'altra. Se avete domande fatemele, scrivetemi nei commenti, soprattutto se ci sono cose che non vi sono chiare o se volete vedere esattamente come qualche esercizio deve essere fatto, perché purtroppo è successo anche questo, che siccome adesso le audizioni vengono fatte tutte live, o tutte no, ma comunque buona parte live da parte degli istruttori, non si trovano più su YouTube. Perché prima per mandare l'esame negli Stati Uniti dovevi caricarlo su YouTube, poi chiaramente mandavi una mail con tutte le informazioni, il link dove avevi caricato il video e loro se le andavano a vedere e ti davano il giudizio. Adesso, siccome non c'è più questa cosa qua di mandare l'esame negli Stati Uniti, viene fatto live da noi istruttori. E che succede? Che la gente non carica più i video su YouTube. E quindi se uno vuol vedere un esempio, non si trova così facilmente, qualcosa si trova, però non è come prima che scrivevi Parelli Audition e ti veniva fuori il mondo e uno si poteva sbizzarrire e prendere anche un po' di suggerimenti o di coreografie che facevano gli altri. Adesso magari non li trovate, per cui se avete dubbi scrivetemi nei commenti e io provo a sciogliere questi dubbi. C'era un'ultima cosa che vi volevo dire, magari ve l'ho già detta, magari non me lo ricordo, non è importante andare in ordine, cioè io posso fare direttamente il livello 2 anche se non ho ancora fatto il livello 1, gli esercizi di livello 2 sono più difficili, quindi si presume che, e alcuni sono praticamente lo stesso esercizio, per cui si presume che diciamo che uno che fa l'esame di livello 2 le cose di livello 1 ce l'abbia già. Fate attenzione perché potrebbe anche accadere che l'istruttore, se gli viene in mente, smetti, se gli viene in mente che magari ha un dubbio, magari ti vede fare qualche cosa che non lo convince tanto, potrebbe chiederti anche poi dopo di fargli vedere come si fa una determinata cosa, quindi ti va a testare se quell'elemento ce l'hai chiaro, quindi no, cioè diciamo che non presi così non... Ciascun esercizio non sono difficili, però se si mettono tutti insieme dimostrano delle abilità che non tutti hanno e quindi possono essere delle sfide anche interessanti secondo me. Ho già parlato troppo come al solito, se avete dubbi scrivetemi, se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete amici che vogliano fare l'esame e magari hanno bisogno di chiarimenti condividete questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. You, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this pace.